saluto a tutti, bentrovati e benvenuti, due graditissimi ospiti che accolgo in studio. Giovanni Fossati è presidente del servizio cani guida dei Lions, un grande centro di Limbiate che ora, con l'aiuto del suo racconto e delle suggestive immagini che vedrete in trasmissione, potrete conoscere meglio. Accanto a lui c'è Carlo Massironi, volto ormai collaudato a Rete 55, segretario generale di Fondazione Comunitaria del Varesotto, nonché alto esponente dei Lions. E a proposito, Carlo, cominciamo proprio da questa vocazione lionistica, l'impegno sociale che ben si esprime in questa storica attività al servizio dei non vedenti. Certo. Faccio una brevissima premessa legata ai Lions. I Lions, come è noto, sono la più grande associazione di servizio umanitario del mondo, presente in 210 paesi e che ha 1.420.000 soci, e ha una finalità prevalente, che è quella del servizio umanitario. Proprio quest'anno è un anno, chiamiamolo straordinario, perché ricorre il centenario dalla propria costituzione, quindi dal lontano 1917, esattamente al 7 di giugno, quando è stato fondato il lionismo, sono stati fatti molti passi. In Italia il lionismo è presente da oltre 60 anni e in Italia c'è il distretto 108 IB1, che è quello che in questa annata lionistica ho l'onore e l'orgoglio di rappresentare, una realtà che copre 5 province più una parte di una provincia, esattamente Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza e Brianza, e una parte della provincia di Milano, nell'Alto Milanese, con oltre 2.550 soci e 82 club. Ecco, tutte queste risorse umane svolgono attività a favore delle comunità e delle persone in stato di difficoltà. Il nostro è proprio un servizio umanitario. In particolare quest'anno ci sono alcuni temi importanti come l'ambiente, i giovani, la lotta alla fame, la vista e oltre a tanti altri temi. E proprio parlando di vista, uno degli attori importanti è il Servizio Nazionale dei Cani Guida dei Lions. Un servizio che vi illustrerà, ritengo, molto molto bene l'amico Lions Giovanni Fossati, che da tanti anni, prima con vari incarichi e da qualche anno come presidente, porta avanti questo discorso che costituisce una vera eccellenza, ma non solo in Italia, anche in Europa, di un servizio a favore delle persone non vedenti. Quindi, come governatore del distretto, sono particolarmente lieto di essere qui, anche ad ascoltare quello che ci dirà, pur avendo notizie sempre molto aggiornate sull'andamento di questo servizio. Servizio che appunto state vivendo un po' attraverso le immagini, che adesso invito il Presidente Fossati a descriverci, perché noi di persone non vedenti accompagnate da cani guida spesso ne incontriamo. Probabilmente molti di noi, molti di voi non sanno cosa c'è dietro a quella preparazione, a quell'addestramento, a quella eccellenza. Ce lo vuole raccontare lei? Allora, è dal 1959 che il Servizio Cani Guida degli Lions Italiani addestrano cani guida per non vedenti. È stato fondato appunto nel 1959 da Maurizio Galimberti, ingegnere Maurizio Galimberti, che era un Lions del Milano Ost, dell'Ansco Milano Ost, dove nella seconda guerra mondiale rimase cieco per un incidente aereo. Sapendo che in Germania c'era una scuola dove addestravano cani per non vedenti, si riferì a quello e portò in Italia un cane guida. Visto il comportamento che hanno i cani guida all'accompagnamento non vedente, si è un po' praticamente fatto delle domande, perché anche noi in Italia non possiamo metterci tutti di buona volontà e cercare di creare questo nuovo servizio. E così appunto è nato, prima a Milano, il quartiere Gallaratese, dove si addestavano pochissimi cani, eccetera, e poi al centro di Limbiate, dove oggi abbiamo 25.000 metri quadrati di area,
dove abbiamo una struttura che è all'avanguardia in Europa, e devo dire con orgoglio che siamo a 2.088 cani consegnati. Diventa un traguardo importante, è un traguardo che mi rende veramente orgoglioso, e credo che questo debba essere un orgoglio anche di tutti i Lions e i Leo italiani. Dico anche i Leo, perché i Leo sono i giovani Lions che veramente ci seguono molto con entusiasmo e con passione, e devo ringraziarli di questo, per questo impegno che hanno verso di noi. Ogni anno addestriamo 50 cani guida, che diamo in comodato gratuito in tutta Italia e qualche volta anche fuori. Perché lo diamo in comodato gratuito? Perché il cane deve essere sempre di nostra proprietà, perché vogliamo essere sicuri che faccia un buon lavoro, e vogliamo essere anche sicuri che venga trattato bene, perché dato che vogliamo bene a questi angeli a quattro zampe che fanno un grossissimo lavoro, dobbiamo essere riconoscenti, perché io li chiamo angeli a quattro zampe perché non cani, perché sono umani, sono persone umane, umani a quattro zampe, perché io che vivo tutti i giorni, o presso poco faccio un altro lavoro, ma sono all'Imbiate quasi tutti i giorni, è un'emozione come si entra al centro, vedendo i nostri istruttori che come addestrano i cani, vedendo quando nascono i cuccioli, vedendo i non vedenti che ti raccontano le loro storie personali fino a farmi commuovere. Ecco, è un'emozione continua. Dicevo, 50 cani che diamo in tutta Italia, e veramente siamo all'avanguardia anche numericamente come cani addestrati. Innanzitutto numericamente, ma soprattutto anche una garanzia e una qualità, perché un cane che esce dal centro dell'Imbiate deve essere completamente a posto e completamente in grado di poter dare i tuoi occhi che non hai più. Ma soprattutto mi rendo conto tutti i giorni che dando un cane non vedente non è solamente dare due occhi, ma è dargli la vita. Perché queste persone me lo dicono sempre: Presidente, ci avete dato la vita. E questo purtroppo, quando un cane per questioni fisiologiche dovesse morire, vanno in depressione. E dobbiamo cercare di aiutarli ad avere il cane più presto possibile. Ecco, grazie intanto per questa panoramica. Andiamo nel dettaglio anche un pochino più pratico e tecnico della vicenda. Quanto costa addestrare un cane? Addestrare un cane costa 25.000 euro. Come mai un costo così elevato? Costo così elevato perché se noi, dato che noi non fatturiamo ma doniamo questi cani, in base ai costi di struttura, diviso per il numero dei cani che addestriamo ogni anno, si va presto a fare questo. È una struttura molto importante a livello finanziario, perché abbiamo 15 dipendenti regolarmente assunti, che loro fanno il lavoro, questo lavoro, gli addestratori, mantengono le loro famiglie, è un lavoro come gli altri. Senta, noi siamo abituati a vedere i lupi, cioè i pastori tedeschi, nelle vesti di cani guida, non sono gli unici. Quando ci siamo conosciuti tempo fa mi aveva anche spiegato che qualche problematica c'è legata proprio alle razze più indicate per questa attività. Sì, diciamo che negli anni addietro usavo molto pastore tedesco, femmina, perché il maschio non era addestrabile, perché sono i caratteriali. Però nell'arco degli anni abbiamo avuto un'alta percentuale di displasia dell'anca. E quello che dicevo prima, appunto, il cane deve essere completamente sano per poter iniziare l'addestramento, ci siamo accorti che questo era un problema, un handicap, che purtroppo avevamo delle percentuali inaccettabili. Ora abbiamo cercato di trovare alternative, infatti adesso facciamo molti labrador, ancora pastori tedeschi, però in numericamente molto meno. Labrador, Golden Retriever, eccetera. Ecco il motivo per cui adesso andiamo abbastanza bene con l'Abrado, anche se abbiamo delle percentuali anche in quello, però sono percentuali accettabili. Questa patologia dell'anca era dovuta a qualche incrocio malsano? Ma purtroppo negli allevamenti oggi ci sono alcune cose che magari non permettono di avere questa possibilità di usufruire completamente di questi cani. Ecco Carlo, noi assistiamo a questo racconto e a queste immagini evidentemente affascinati e anche commossi nella consapevolezza che si tratta di un'attività completamente privata.
in qualche modo c'è la possibilità, o magari avete anche interesse a lanciare un appello affinché vi sia maggiore sinergia col pubblico per poterla sviluppare ulteriormente? Sì, io dico che i Lions in questo tipo di discorso entrano molto, tant'è vero che questa, come dicevo prima, era un'eccellenza del lionismo, che è tipicamente una realtà di tipo privato. Devo dire che annualmente, a parte l'iniziativa di alcuni singoli club, ci sono anche iniziative, noi siamo divisi nell'ambito del distretto in circoscrizioni, e anche le circoscrizioni si danno da fare. Quest'anno una delle mie proposte era stata quella, 5 circoscrizioni, vediamo di dare almeno 5 cani guida, e ci stiamo riuscendo. Ad esempio, proprio il giorno 9 maggio, molto a breve, verrà consegnato un cane guida a Legnano fatto dalla terza circoscrizione. A brevissimo, proprio al teatro di Varese, ci sarà una rappresentazione basata su argomenti leggeri, ma con una grandissima finalità, quella di costituire i fondi per donare un cane guida a un non vedente. Posso testimoniare che in diverse occasioni ho assistito alle esibizioni, chiamiamole così, alle presentazioni di questi cani, e è veramente bello vedere i vari stadi a cui sono giunti dopo varie fasi di istruzione, e soprattutto vedere una consegna lì, direi la commozione enorme. L'ultima a cui abbiamo assistito, almeno da parte mia, è stata in Valsassina, in cui il cane aveva già avuto qualche contatto, in questo caso era una signora, perché era stato appunto addestrato, portato a sua conoscenza. Alla consegna ufficiale è impazzito letteralmente dalla gioia, si è buttato come possiamo dire un bambino, abbraccia la madre, una persona amata. Devo dire, per rispondere alla domanda, questo è un lavoro dove il privato è decisamente prevalente. Parlavamo anche prima che tutta la struttura dove è ubicato il centro cani guida di Limbiate è privata, acquistata magari da istituzioni pubbliche, ma è privata. E i fondi per sostenere questa attività derivano dai Lions, e quando non sono i Lions direttamente sono le istituzioni, ad esempio le fondazioni di comunità, fra cui anche la nostra Varese, attraverso i Lions ha dato una mano, quella di Monza, la fondazione Cariplo, che è giusto e opportuno citare, che in diverse occasioni ha dato il proprio sostegno. Direi il pubblico, inteso come sostegno pubblico, non mi risulta che sia di fatto presente. No, fa pensare, proprio, perché sono tutte attività di donazione, di comodato d'uso gratuito, non c'è redditività, sì. Quindi è impegnativo. È proprio un discorso che è ancora impostato su un aspetto volontaristico, privato, e soprattutto sul sentimento della donazione, donare in questo caso la vista. Vorrei aggiungere una cosa a quello che diceva il dottor Masseroni, che io ringrazio moltissimo, perché il suo distretto è il primo in donazioni per servizio cani guida. Come diceva, sono 17 distretti in Italia e loro sono i primi in assoluto come contributo. Ecco, ci sono i Lions e i Leo anche, come dicevo prima, che ci tengo a onorare anche questa loro passione per noi, questo aiuto che hanno, che anche loro hanno contribuito alla donazione di diversi cani guida, eccetera. Ecco, come si diceva, il 42-43% sui Lions e i Leo italiani. Abbiamo la Regione Lombardia che ogni anno ci dà un contributo, poi le fondazioni, come già ha detto il dottor Massironi, poi c'è per esempio una catena, la Maxi Zoo, che ci tengo a dirlo, perché ogni anno ci danno veramente, ci hanno dato una mano anche per la costruzione del nuovo allevamento che abbiamo inaugurato nel maggio scorso, che è un allevamento all'avanguardia, con 5 sale parto, tutti i locali veterinari, eccetera, eccetera. E come dicevo, tutte le strutture che sono state fatte per cercare di migliorare il nostro lavoro di addestramento, ma anche e soprattutto per il benessere del cane. Perché, come dicevo prima, le trattiamo bene perché veramente danno tantissimo. E lo dico questo con commozione, perché veramente quando
Vediamo che, come si diceva anche prima, che ha partecipato all'automazione in diverse occasioni dove consegna il cane guida non vedente, è una commozione unica. Ma è una bella commozione perché ci dà anche la carica di poter certo. andare avanti. Come mi ha dato la carica di poter andare avanti, che è la seconda volta che ci fa udienza il Papa Francesco e che veramente ci ha fatto udienza che è durata parecchi minuti. Stringendomi la mano, che mi ha veramente dato questa forte emozione, dicendo di andare avanti a fare il nostro lavoro. E questo è un bel auspicio per tutti quanti noi, cerchiamo di portare avanti questo progetto, che veramente oggi, con soddisfazione, possiamo dire oggi che è uno dei più importanti in Europa. Può succedere che, i casi della vita, che il cane e la persona non vedente a cui viene affidato non vadano d'accordo? Può succedere anche questo? Allora, molto raramente, perché ce ne accorgiamo prima, però qualche volta è successo, perché magari non c'è questo feeling fra di loro, anche per questioni probabilmente anche diciamo di famiglia, perché per esempio noi diamo i cani guida ai non vedenti, però abbiamo anche un'altra prerogativa. Abbiamo anche degli strumenti tecnologici che oggi sono importanti in aiuto ai non vedenti. Il cane è insostituibile, questo è fuori discussione, perché quello che ti dà il cane è una cosa fantastica. Ma questi, che per esempio ci sono persone che vorrebbero essere aiutate, ma sono allergiche al pelo, non amano gli animali, oppure in famiglia non vogliono gli animali, allora dobbiamo cercare di aiutare anche loro. Sono pochi che abbiamo già dato questi strumenti, comunque abbiamo anche questa possibilità all'inviate in modo da poter aiutare anche quelle persone che non possono avere cani. Questo è importante, abbiamo dato completezza alla presentazione, anzi alla ripresentazione di questo storico servizio cani guida dell'Anios che ha sede all'inviate. Io ringrazio il suo presidente Giovanni Fossati, Carlo Masseroni, per aver fatto un po' da tramite di questa bella relazione che si è aperta e che intendo naturalmente coltivare con appuntamenti ciclici, perché è giusto monitorare l'ottimo servizio sociale di cui vi occupate. Grazie ancora, in bocca al lupo, grazie, arrivederci a presto. Grazie e arrivederci a voi. A voi tutti.